Ciao! Nel primo video abbiamo visto quali vantaggi comporta avere una ruota posteriore del trattore più grande. Ma non per tutte le tipologie di trattori questo è un mantra da seguire. C'è infatti una particolare categoria la cui tecnologia è orgogliosamente ed interamente italiana, in cui la dimensione degli pneumatici è la medesima sia davanti che dietro. Sono questi qui, i trattori isodiametrici. Li riconoscete anche perché hanno il muso particolarmente sporgente. Questi trattori sono una derivazione dei motocoltivatori e sono anche una sottocategoria dei trattori specializzati. Infatti, si utilizzano quasi esclusivamente in contesti di agricoltura specializzata. Ma che cos'è l'agricoltura specializzata? Semplificando enormemente, con questo termine si intende tutta quell'agricoltura vocata a viticoltura, frutticoltura e orticoltura che si definisce specializzata perché a causa degli spazi ristretti in cui deve operare, delle condizioni spesso non pianeggianti in cui si sviluppano i filari o per la necessità di operare sotto serre o pergolati molto bassi, ha portato i costruttori di macchinari a creare macchine specializzate apposta ad operare profittevolmente in questi contesti. Questa branca dell'agricoltura, grazie all'utilizzo di queste e altre macchine, è diventata efficientissima. Basti pensare che solo il 13% di tutta la superficie agricola utilizzata nell'Unione Europea è dedicata a colture specializzate, generando al contempo il 50,5% del valore della produzione agricola totale comunitaria. Un valore pazzesco. Capite bene che con pochissimo spazio a disposizione e la necessità di farlo rendere al massimo, questi trattori hanno esasperato in primo luogo le proprie dimensioni. Infatti, la caratteristica principale di questi trattori è una larghezza molto molto ridotta. Considerate che riescono a raggiungere valori di larghezza minimi dell'ordine di 1 metro, che è tanto così. Cioè, pensate, un trattore largo tanto così. Strettissimo, davvero strettissimo. Ci sono poi modelli chiaramente che sono anche leggermente più larghi, ma di solito non si va mai oltre 1,3 m, 1,4 m come larghezza. Anche l'altezza della cabina per operare sotto serre o pergole è stata ridotta al minimo. Con modelli come questo, in cui si vede molto molto bene, con cabina ribassata, vedete questo è un classico modello a cabina ribassata, che arrivano ad altezze dell'ordine del 1,75 m, che è davvero un valore molto 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 basso. Per sterzare agilmente e ridurre gli spazi dedicati alle capezzagne, questi trattori hanno ben tre diversi sistemi di sterzo. Il primo, che è quello classico a cui siamo abituati, è quello sterzante classico, quindi noi abbiamo le ruote davanti del trattore che sterzano, come vediamo in questo modellino. Il secondo tipo di sterzatura, invece, è proprio una tipologia di sterzatura unica di questo tipo di trattori, che si chiama articolato. Cioè, in poche parole, tutta la parte oltre il centro del trattore sterza, mentre invece le ruote restano ferme. Abbiamo poi un'ulteriore soluzione tecnica che è l'unione di queste due soluzioni, cioè articolato e sterzante, che si chiama dual steer o twin steering. Tanto per darvi un'idea, considerate che un trattore con un sistema dual steer o twin steering ha un raggio di sterzata che è fino al 50% inferiore rispetto a un modello sterzante. Vabbè, senti, ho capito. Scali le pendenze, sei agile come un gatto, passi sotto le pergole e i tendoni. Praticamente non sei un trattore, dai. Più che un trattore sei un incrocio tra un bersagliere e un alpino, diciamoci la verità. Però te la stai un po' tirando, eh? No? Adesso che ne so, mi dirai che puoi anche guidare all'indietro. Come? Hai anche la guida reversibile. Ha anche la guida reversibile. Diceva giustamente che per riuscire a fare tutte queste cose e per avere quindi un trattore che va dove gli altri trattori non vanno, è fondamentale avere un assetto della macchina molto molto diverso rispetto a un trattore tradizionale. E come facciamo a realizzarlo? E qua torniamo alla domanda originaria. Infatti, per garantire questo tipo di assetto è fondamentale avere
una distribuzione dei pesi molto diversa, che tipicamente è una distribuzione del tipo 50 sull'assale anteriore e 50 sull'assale posteriore, o comunque con piccole variazioni. E quindi questo si raggiunge solo avendo una coppia di pneumatici anteriori e posteriori che sono praticamente isodiametrici o con una differenza di diametro molto molto piccola. Anche perché tipicamente un trattore tradizionale ha una ripartizione molto più squilibrata, del tipo 80 sull'assale posteriore e 20 sull'assale anteriore. Perché sennò, se non hai questo tipo di condizione, a fare i bonati dei vigneti non ci riesci mica. Ed ecco spiegato il perché l'isodiametrico è isodiametrico. Che dite, vi ha convinto? Ma il vino lo finisci?